Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su Remothered Broken Porcelain. Vediamo ragazzi per questo nuovo inizio di riuscire a raggiungere almeno i 100 like, so che possiamo farcela. Io ci tengo a ringraziare veramente di cuore Alessandra perché questo è stato un suo regalo, quindi è grazie a lei ragazzi se quest'oggi possiamo incominciare questa serie. Io vi dirò che sono molto curiosa effettivamente riguardo questo gioco, non so sinceramente cosa aspettarmi. Allora, il primo Remothered l'abbiamo fatto un po' di tempo fa ragazzi, quindi non ho ricordi molto vividi, ma se non ricordo male comunque mi era piaciuto, anche se per certi motivi mi aveva fatto un pochettino smadonnare. Ma le atmosfere erano state buone ragazzi, io mi ricordo che era un gioco che mi ha fatto provare direi anche abbastanza ansia. Per cui io non perderei più tempo ragazzi, sinceramente, in troppe chiacchiere e avvierei un gioco nuovo. Qua dice: prima di iniziare una nuova partita vuoi vedere un riepilogo degli eventi di Remothered Tormented Fathers? Io direi di sì ragazzi, così magari ci rifacciamo una rinfrescatina. From the beginning. Ok, quindi la storia fino ad ora, perfetto, buono, buono, raga, così ci rinfreschiamo un po' la memoria. Meno male che hanno messo sta cosa. A mysterious woman who introduces herself as Dr. Reed Rosemary visits the villa of the old notary, Richard Felton, whom suffers from a strange disease. He is assisted by his personal nurse, Gloria Ashman. After a brief and fruitless conversation, Reed is exposed as an imposter. She has come to the villa to find out what really happened to Felton's missing adopted daughter, Celeste. After being thrown out and refusing to give up, Reed hides until nightfall and sneaks back into the villa to search for clues. As Reed explores the villa, she soon finds herself in the center of her worst nightmare. Richard Felton has killed his wife, Ariana Gallo, and has lost his sanity. Upon learning that Reed has infiltrated the villa, Felton and a mysterious red nun begin hunting Reed. Reed eventually reaches the attic, where a mysterious girl who claims to be called Jennifer is found looming in the shadows. Reed eventually discovers that Richard Felton and the Jennifer in the attic are actually the same person. Richard Felton was born as a woman, but was then forced by her cruel father to live as a man. Phenoxyl, a drug created by Felton, the Ashmans, and Professor Wyman on the Rosagallo farms, was created from a rare breed of parasitic moths to repress and erase traumatic memories. It is revealed that the drug was tested on Felton and the nuns of the nearby convent. The drug caused terrible side effects: hallucinations, severe light sensitivity, and homicidal rage. As Reed was escaping Jennifer, Gloria returns to the villa and offers to help Reed. Gloria drugs Reed, and upon wakening, she finds Gloria forcing Felton to cut out his own tongue and burn himself to death. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the Phenoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashmans, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Feltons protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Okay. Bene ragazzi, è stato bene insomma rivedere questo riassunto, è stato un bene perché così abbiamo un attimo rivissuto. Cerca in ogni stanza, è possibile trovare un sacco di oggetti utili all'interno della stanza. Quindi c'è una funzione di autosalvataggio, per cui stavo dicendo ragazzi, è un bene che abbiamo potuto vedere questo riassunto perché ovviamente io certi dettagli non me li ricordavo. Quindi usa R1 per correre, quindi X per nasconderci. Sto leggendo un po' i consigli ragazzi. Vediamo un po' come inizia tutto questo. Io vi chiedo scusa ragazzi per il silenzio, ma penso che l'unica cosa sia leggere bene, insomma, e fare attenzione a quello che viene raccontato.
you suffering from a broken heart? Are you a survivor of abuse? A war veteran? You must be suffering from post-traumatic stress disorder. We have the solution to your problem. Phenoxyl. It isolates and removes your torment, be it an old traumatic event or a bad memory. Say goodbye to restless nights and constant churning over it. Forget about it forever. It's finally possible. With Fosse così facile, raga. Monsters. Fucking monsters. Ok, ragazzi, allora siamo in game. You can't erase memories forever. It would be like erasing time itself. Memories and time go hand in hand. The consequences would be even more devastating than Alzheimer's disease. There would be no separation between pre- and post-trauma. The memories would wander autonomously in search for answers, for a common ground. Fractured by spells of amnesia, hallucinations, and emotional swings, two opposing perceptions would coexist, overlapping and threatening one another. To the detriment of the one truth, now shattered, the so-called porcelain memory. Oh. Ok, state buoni, raga. Io vi ripeto, io vi chiedo scusa per questo silenzio, però giustamente, non essendo doppiato, bisogna anche fare particolare attenzione a quello che viene detto leggendo i sottotitoli. Per cui siamo in game, così ragazzi, ci hanno buttato direttamente in game. Qua c'è uno specchio, quindi il metodo di salvataggio mi sa che è lo stesso. Attenzione, allora ho raccolto un oggetto, io direi di guardarci intorno. E il metodo di salvataggio, raga, mi sa proprio che è lo stesso. Solo che adesso non credo ci permettano di farlo, perché non mi permette di interagire. Però mi ricordo appunto che in Remothered Fathers si arrivava allo specchio con il metronomo, si chiama così quell'oggetto lì. Magari ho detto una stupidaggine. In ogni caso io continuo a guardarmi intorno, ragazzi. Ovviamente la corsa, come potete vedere, ragazzi, è limitata, è limitata. La barra della corsa è limitata, quindi ovviamente non è che si può correre in eterno. Vediamo infatti che scende, ragazzi. Ma non si rigenera da sola. Possiamo nasconderci, ovviamente, negli armadietti. Questa cosa non so perché mi ricorda Outlast, ragazzi, tantissimo. Proprio, cioè, parlando proprio di memoria, di ricordi, c'è un... I've been hurt. I have to hide. Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Chi è? Chi è? Fermi! Oh, muovite! Oh, raga, è rimasta incastrata. E questo chi è? Che vuole? Minchia, alto 2 metri. Come mi nascondo? Come mi nascondo? Mi trova! Mi trova! A parte che mi sente. Non posso nascondermi. Raga. No, ma sul serio stiamo a fa'? Oddio, è qua! Oh! Raga, sono abbastanza interdetta, posso dirlo sinceramente? Sono un attimo interdetta, ragazzi, perché non riesco a nascondermi. Ma poi, tra l'altro, così dal nulla, ripeto. Ma non c'è un modo per non farci sentire, perché questo stronzo ovviamente continua a sentirci, ragazzi. Oh, state buoni, dobbiamo sta buoni, eh. Ma non c'è un modo per non farci sentire, perché questo continua a sentirmi che corro, ovviamente. Non c'è un modo per accucciarmi. Allora, con triangolo si apre l'inventario e vabbè. Ah, posso sparare? È una sparachiodi? Cos'è sta roba? Raga, non gli faccio niente però con la sparachiodi, eh. Ok, ma m'ha preso, va bene. Come ce l'hai la faccia? È così che comincia. Ok, evidentemente non potevamo nasconderci.
Una sorta di mini introduzione, diciamo così, al personaggio, forse. Ok, va bene. Diamo per buona questa intro, diamo per buono il riassunto iniziale. And are you really suggesting that all this time these people kept these experiments synthesizing this parasite? The moths that were carried out on the nuns at the plantation a secret, making them intentionally ill as if they were lab rats? Just for this drug? Ne fanno di atrocità, eh. The farm, the moths. The hypnosis. And all those deep and dark family secrets. Family secrets are very dangerous. The most dangerous of any kind. The only way to survive was burying them so far down inside ourselves. And to move on. Richard Felton, Ariana Gallo, Professor Wyman, the Ashman sons, Stefano and Gloria Ashman. They all made a choice. And so did I. So you chose to forget? For 49 years. I left a part of me behind at that time. I did everything they asked of me. Forget. But one day, that missing puzzle piece resurfaced. Like dirt stuck beneath your fingernails. It is there, and always has been. Sometimes it is a song, a lullaby, or a certain item. But for me, that missing puzzle piece was a special person. A lonely one, just like me. Ok. Quindi siamo ancora da lei, effettivamente, ancora lì ad ascoltare la sua testimonianza, e ad ascoltare i suoi ricordi, quella che è la sua memoria. Ok, un pochettino enigmatico, diciamo, tra virgolette, come inizio, anche se effettivamente non troppo, però continuiamo. 1973, siamo quasi, ragazzi, nello stesso anno in cui è stato ambientato l'incendio in Little Hope. Ce l'abbiamo questi anni 70, eh? Pronto? Yes. Brondo? Salve. Hello? È lei? Who is this? No, non credo sia lei. Ehi? È un uomo. Ashman? Mr. Ashman. Andrea! The girl is here. Shall I let her in? Okay. Ok, la ragazzina, eccola qua. Ma lei è Celeste, no? Ho capito male io, raga. You know why you're here, young lady, don't you? I capelli? Ok, siamo di nuovo in game, ragazzi. Comunque, bella la grafica, cioè secondo me hanno fatto dei passi avanti, pure a livello di luci. Rende molto, vabbè che è vero ragazzi che in Modern Fathers io l'ho giocato sul vecchio PC, quindi avevo la grafica al minimo, bisogna tenere in conto questo. Però sembra perlomeno a me che effettivamente hanno fatto passi avanti. Comunque non c'è niente con cui possiamo interagire, possiamo soltanto sederci, ragazzi. Salve buon uomo, eccoci qua. Che me vuole fare la ramanzina? Che me vuole dire? Me vuole dire qualcosa? I am willing to turn a blind eye to the money and the cigarettes. Don't be fooled into thinking that I don't know about them. But for everything else, I refuse to do so. This is not a tourist resort, nor a playground. Breaking an entry? Larceny! What plans did you have for that gun? For God's sake, Jennifer, tell me! I don't know anymore. It seems you are a magnet for trouble. From what I'm reading, you caused a lot of hassle, especially at the Flemington Girls Institute. Other girls similar to you ended up straight in juvie. Did you know that? All I can do is apologize. I can assure you, I never intended. Young lady, what are you running away from? You are safe here. You can talk to me about it. I'm serious.
Very well. We will have to talk about this again. Considering what has happened, I have made arrangements to give you new chores. You will help Eliza in the kitchen. But sir! You will do your best. I've always done my best here! I seriously doubt that. When you become of age, you will do as you wish and as you see fit. But until then, you are under my care and you will do as I say. Run along now. Oh, and by the way, Lindsay will no longer be a problem for you. What do you mean? She insisted that I send you elsewhere. Instead, I have organized to have her transferred to another facility. They will be coming to collect her next week. You may leave. Okay. The bathroom in room number 212 has to be cleaned. Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch. Okay. You've really done it this time. Make sure that the two of you don't get him agitated after his parents' death. Mr. Ashman Jr. did everything by himself here. What happened to them? Dead, my dear. Like all those who grow old. And I'm sure the mourning sped up the process. Mourning? For the nearby convent. Have you seriously not heard of it? The convent just went up in flames one day. Even this building was partly damaged. A dozen nuns died in that fire. Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them. That's terrible. They contracted some sort of disease. They practically went blind. They had gone mad. And that Dr. Wyman? Sure as hell didn't help them. Poor girl. She was locked up in there by her own parents. Why? Hi, Jen. Oh, Andrea. I'll start with room 213. È un albergo? Cos'è? Non capisco. Ok, ma Did Mr. Ashman have something to do with it? Shh! Lower your voice! You'll get us thrown out of here. It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister. Oh, God! Mm-hmm. Obviously, the parents didn't like this at all. So they sent him to a family relative in the north, and his sister Gloria to the convent. If it were me, I would have done the opposite. For him, the arrangement only lasted a few months. For her, instead? Well, that's another story entirely. He had always been Mommy and Daddy's sweetheart. Ok, sono abbastanza interdetta, ragazzi. È possibile combinare gli oggetti per ottenerne di più potenti. Seleziona crafting. Fil di ferro. Vediamo un po'. Oggetti fabbricabili. Boh, non so cosa ho fatto, raga. Diversivo. Ah, il carillon. Ok. Sarà, ragazzi, che è passato veramente tanto tempo da quando abbiamo giocato Tormented Fathers. Quindi, ovviamente... Ok, è un hotel. Abbiamo capito benissimo. Ashman in hotel. E... Non funziona, ovviamente. Qua non ci possiamo nascondere. Questa è chiusa. Ecco, ma mi fate esplorare un po'. Negan, sei tu? No. Fucking hell, then you scared me. Ever heard of knocking? No way. That is so last year. Everything okay with Ashman? Of course. Fantastic. Never better.
Everything is great. He got angry, didn't he? Why would you care, Lynn? Tell me. I was just asking. Asking what? It's none of your business. What are you talking about? You can't be upset with me forever. I'm trying not to be, but my arm keeps reminding me. I didn't mean to. It was only an accident. Do you have any idea how guilty I feel? Jen, please. I feel so shit about it. I didn't want it to get to this point. I already know it all. Ashman told me everything. What are you talking about? You suggested to him that I be transferred elsewhere. Is that what you wanted? You're really a bitch sometimes. A bitch who let herself be fooled. But no, in the end, you withdrew yourself. You didn't want to get in trouble. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lynn. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Jen, please! Open the fucking door! The door! Fuck you, Lynn! Fuck you! You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I beg you. My God, I have to leave this place at once. Ma che è? Solo enigmista, ma che è? Raga, state buoni. Allora, fermi. Io non sto sinceramente capendo cosa diavolo stia succedendo, cosa sia successo. Effettivamente, non è molto chiaro. Comunque si possono aprire, ragazzi, proprio tutti gli stipi, tutti i cassetti. Mamma mia. Oh my God, Jen, this is just one of those bad days. Ok, si guarda lo specchio. Vi ripeto, raga, sono un po' interdetta, sinceramente. Ok, sì, si guarda lo specchio. Con questo, ecco, non volevo chiudere quello. Ecco, non volevo chiudere manco questo, però vabbè. No, non volevo riaprirlo, semmai. Ok, allora, bottiglia di ammoniaca. Forse sarebbe il caso di dare una pulita. Magari. Era il caso di nascondersi? Io mi auguro di no. Oh, raga, vi ripeto, sono cacciavite. Ok. Sono un secondino interdetta. Chiave di falena. Ma che servono ste chiavi di falena? Scusate. Non è però fra i nostri oggetti selezionabili, ragazzi. Attenzione, eh. Boh, saranno dei collezionabili, probabilmente. Fatto sta che qui in bagno non possiamo fare più niente, per cui non ci resta che aprire. Raggiungi la reception. Ok, possiamo nasconderci, ovviamente, nell'armadio. Guardiamoci intorno, raga. Vediamo se troviamo qualcos'altro di utile, ma... io continuo ad essere un pelinino interdetta. Allora, un'altra chiave di falena. Un coltello. Questa cosa ci piace. Non posso credere che sto ancora dragging around questa suitcase lice infested. I've had it since I was at the Flemington Institute. Ma posso farci qualcosa col borsone? Girati, ti prego. Jess, come cazzarola te chiami? No, mi sa che non posso farci niente, va bene. Vediamo, qua c'è altro, sembrerebbe di no. Qua è bloccato. Non ci resta, raga, che uscire. Mamma mia, se devo aprire ogni singolo cassetto, raga, siamo qua fino a dopodomani. E questo? This is a joke. I don't like it at all, Lynn. Vattene. Ma vattene te, no? Comunque, raga, sto posto è immenso. E a me la cosa fa non poca paura, vi dico sinceramente, perché... This door has never been locked before. Sapete, ragazzi,
Come il mio senso dell'orientamento è assolutamente pessimo, per cui molto probabile mi perderò spessissimo. Purtroppo, già me lo sto vedendo, raga. Già me lo sto proprio vedendo. Ok, chiusa a chiave, allora. Andiamo alla reception. Che cosa volete che ci sia di strano, no? It's time to eat. Who is that tree for? Who are you talking to? Qua non c'è nessuna porta. I don't understand. There aren't any guests at the hotel. Who could... What the hell does Acherontia mean? Test fallita, incontrollata proliferazione Acherontia, se lo stava mangiando vivo. Che c'è? Ho paura? Alza la cloche. What the fuck? What the hell did they do to you? Povero. You know they call him Wyman once upon a time. Andrea, you're hurting me. Oh, ma perché? It's part of all of us. And we are all part of the same thing. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oddio. Oddio, mi sta inseguendo. Oddio, mi sta inseguendo. È chiusa, è chiusa, è chiusa. Via, 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 via. No, è inutile nascondersi. Ci ha visto sta stronza schifosa. Ma che cazzo? Raga, che ha fatto mo questa? Che c'ha? Comunque, correre di sicuro non ci aiuta di certo a nasconderci, ragazzi. Vabbè, ma... mi troverà in eterno in questo modo. Andrea is the only one to have keys to all the locked rooms. I have to find a way to get her to open this door. Possiamo nasconderci sotto il divano? No, non possiamo. Vabbè, tanto ci ha visto ormai. Via. Fucking bitch. Ok, possiamo entrare, possiamo entrare, possiamo entrare. Ok, nascondiamoci di fretta, ragazzi. Vediamo se riusciamo a non farci vedere, a non farci scoprire. Lì. I know you're there. Oh oh. È ancora lì o è andata via? Usa il telefono in sala d'aspetto. Ha aperto qualcosa o ha chiuso qualcosa a chiave? Forse possiamo uscire? Magari è qua fuori. Yoho. Chiusa, niente. Come cacchio arriviamo in sala d'aspetto? Vabbè, ovviamente non è qua, ma è di sicuro in giro per i corridoi, ragazzi. Quindi ci deve essere un modo. Che mi sono persa. No, sto cercando un modo magari per non farci sentire, non camminare veloci, ma non ci stanno metodi, raga. Dobbiamo soltanto andare quatti quatti e non farci sentire. Chissà dov'è. No, io pensavo potessimo nasconderci sotto il mobile. Niente, ho pensato malissimo, evidentemente. Sta porta pure è chiusa, figuriamoci. Come faccio ad arrivare alla sala d'aspetto, raga? E comunque si sente tale fuori. Non lo so, raga. Non ho idea di dove possa essere la sala d'aspetto, sinceramente. E di qua, ecco. Però la tipa è qua. Assicurati di non farti sentire. Anche quando guardano altro, gli stalkers possono sentire i rumori che causi, accovacciati e cammina per assicurarti di non essere sentito. Volte di storia che non saranno soli, fai attenzione a tutto ciò per sentire, mettere in evidenza le tracce. What the hell is going on with you? This is all so surreal. Ok. Ok, ci si accovaccia con L1, ragazzi. Che c'è?
Come ha fatto a vedermi o sentirmi? Su, via. No, dai, non ci credo. Non ci credo. Oh, ma muovite! Ma staccati! Staccati dal muro! Raga. Io... No, non ci si accovaccia con L1. Come cacchio ci si accovaccia? Ah, accovacciati con L. Ok. Ma ormai ci ha sentito sta troia. Infatti, lo so che mi hai sentito. Vediamo se riusciamo ad entrare senza farci vedere. Cioè, i miei grossi dubbi. Di sicuro ci becco. Ah! Lo sapevo! Lo sapevo! Dimmi che posso andarmene! Ditemi che mi posso nascondere, vi prego, 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 vi prego. This must be the hotel's older wing. The one which was engulfed and destroyed by the fire. No, 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 raga, io già mi sono persa, voglio. Impossibile. Raga, non ci sarà manco una mappa. Ciao, ciao zia. Mi sa che è andata dalla parte sbagliata, raga. Vediamo se riusciamo a tornare indietro, ma... vabbè, zia, ciao, ciao, bella, ciao, bella di casa. Ma sarai tu una stronza, scusa. Raga, io già mi sono persa. È chiusa, e te pareva. E niente, eccola qua. Ciao, ciao, bella, ciao. Niente, già mi sono persa, voglio. È impossibile. Sono entrata... vabbè. Sure, hide, you coward. Hide away. Raga, è troppo grande sto posto. Non c'abbiamo manco una mappa. Lo so che sarà fatta apposta, Però. Cazzo urli. Cazzo urli. What? It's Andrea. Fuck, fuck. What the hell is going on with you, Andrea? I must warn the others. Che fa? È ora di mettere i panni a lavare. Te pare il momento? Mi stava a dare la caccia un attimo fa. Ma che è? Oh. While they're wandering around the house, I am here, working my ass off. Io vi assicuro che non ci sto a capire una mazza di niente. Questa così è sbucata dal nulla. È diventata cattiva, boh, con gli occhi indemoniati. Così dal niente. È chiusa? Perché è chiuso? No, è mo. This is supposed to be a hotel. Mi sono posseduta nell'aria e nel cibo. Mi stanno avvelenando. What the fuck? Capito, ma... Qua è chiuso, là è chiuso. Dove vado io? Non lo so dove vado. Bella domanda. Quanta roba è, oh? Ah, perché non posso raccoglierli tutti. Girls. Girls. Raga, non so manco io che sto a fare, boh, così a caso, così a rando. Comunque il sistema qua di crafting non è molto chiaro. Vabbè. Ok. Vediamo un po' cosa ha messo qua dentro. Cos'è? It's the key for the padlock. Che lucchetto. Noi non abbiamo incontrato nessun lucchetto. Ecco qua, è saltata la luce. Guarda caso. She locked the door. I'm trapped. Raga, ma mi ha visto, ma è ovvio. Che cazzo. Vabbè. Niente. Niente, raga, ma come cazzo faccio? No, ma è pure incastrato nell'angolo. Siamo a posto. Grazie, troia. Come faccio?
Sblocca e usa il telefono in sala d'aspetto. Che ho sbloccato io? Se non ho sbloccato un K. Vabbè, m'ha visto. Grazie al K. Grazie, grazie. Me sono bloccata. Raga, molto, molto bene. La nemica ce l'ho qua davanti e non mi fa niente. Come si usa, scusate, l'oggetto? Ma che sta a fa? Che faccio con B? Che vuol dire? Oddio, raga. Oddio, raga. Che cazzo? Che sta succedendo? Raga, si è buggato. Si è bloccata. Si è bloccata qua, raga. Non ci posso credere. Raga, no, veramente, sono... Raga, è buggato. Non posso uscire. Non mi fa uscire. Oh, a stronza. Che io posso fare con B? Non fa niente se premo B. Ma non posso usare manco il cacciavite, per dire, raga. Ma che cazzo? Schiva, scavalca, schiva, scavalca. Un paio di palle, schiva, scavalca. La ragazzina non si gira nemmeno, tra l'altro, dall'altra parte. Non capisco perché. Se almeno si girasse verso di lei, forse riuscirebbe a schivarla. Ma non si gira verso di lei. Ai, 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 ai. Iniziamo male, raga, iniziamo male, iniziamo proprio male, però, La diva non mi attacca, non mi fa niente. La ragazzina verso di lei non si gira, quindi non riesco manco a schivarla in quel nessun modo. Non riesco ad attaccarla col... Che cazzo ha fatto? Ah, mo mi sono impantanata ancora di più nell'angolino. Ma che cazzo fa? Raga, no. Non me la fa attaccare, non mi fa fare niente. Che cazzo, raga. Cioè, io confermo di tornare al menu principale, ma io non so quando è stato l'ultimo salvataggio. Cioè, raga, non ci siamo. Non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio male, ma proprio no. Proprio no. Ok, vediamo se... Crap, she locked the door. I'm trapped. Ok, ci dobbiamo nascondere, va bene. Se mi permettete di nascondermi, grazie. Guardate, raga, ecco. Vediamo se riusciamo a uscirne. Ah, è lì. Obviously not. Accedi alla 213. Cerca Elisa. Ok, siamo riusciti a nasconderci. E va benissimo. Raga, ma è una parola ritornare alle stanze. Ma chi è capace? Questo è un dramma per me, raga. Io ve lo dico, perché non riuscirò mai a orientarmi qui. Tra l'altro al buio. Che ne so io di come tornare indietro? Io penso di essere arrivata da qua, se non erro. Questo sarà un gran bel dramma per me, raga. Senza una mappa. Io già con la mappa mi perdo. Figuriamoci senza mappa. Ovviamente è fatto apposta, penso, per aumentare magari il livello di ansia, per carità. Però qua è chiuso, quindi non è da qua che sono arrivata, mi pare ovvio. Qua sono entrata adesso. Da dove sono arrivata io? Mannaggia me. Perché poi ovviamente correndo... Ah, da qua si può salvare, fermi. Si può ripristinare la vita, ovviamente, per fortuna. E salviamo il gioco. Ha salvato? Sembrerebbe di sì, quindi questo è il salvataggio. Lei che si mette la mano in testa. Ok. Io non ho idea da dove... Sono arrivata. Ok, dovrebbe essere la zona giusta, perché la stronza è qua. Quindi sì, è di là che dobbiamo tornare, ragazzi. Facciamo piano, cerchiamo di non farci sentire né vedere. La stanza 213, che dovrebbe essere di qua. Una di queste dovrebbe essere la stanza 213. Io mi auguro di sì. Ovviamente la luce è andata via. No, non è questa. Ok, dovrebbe essere quella dopo la nostra. Quindi... Se questa era la nostra stanza, e se non sbaglio era proprio così, dovrebbe essere questa in fondo, ragazzi, in fondo al corridoio. Vediamo. È chiusa. Non è questa la stanza 213, ma come no? Eh sì che lo è, ragazzi, vedete?
Accedi alla 213. Ok, dobbiamo cercare di accedervi. Allora, visto che la porta è chiusa, ci dovrà essere un modo per arrivarci da qua, no? Solo che questa è chiusa. Come cacchio faccio? La finestra del bagno? No? Cioè, era la soluzione perfetta la finestra del bagno? E invece no. Invece no. Ma forse dovrò cercare di rubare la chiave. Che ne so? Forse è lì nella reception. Nella sala d'attesa. Devo cercare, ragazzi, visto che in questo gioco non abbiamo manco a disposizione la mappa, di fare più attenzione ai luoghi in cui passo, perché sennò perdersi è un attimo qua, La tipa ci vedrà. Mi auguro di no. Ci dovranno stare le chiavi da qualche parte, no? Però dove? Bambola parlante. Da quando le bambole parlano. I crani durano anche per giorni. Finisco col fare le cose senza neanche volerlo. Cose brutte, molto brutte. Mi trovo imbrattata di sangue, debole, armata. Vedo falene che mi circondano e mi sollevano. Mi sembra di ripetere sempre la stessa giornata. Sempre la stessa giornata senza fine. Beh, raga, questa è letteralmente impazzita, questa tizia. Io non so che fare. Comunque qua c'è il telefono adesso che ci faccio caso. Ma che numero faccio? Il 911. Non so se è il numero... se è il numero corretto. Non si sente, Non si sente per niente. Ma proprio per niente. No? While they're wandering around the house, che dice qua? Sono le varie camere dell'hotel. Comporre cancelletto seguito dal numero della camera. Ok, proviamo allora. Cancelletto 200 13. Proviamo a chiamarlo. No? Non funziona? Funziona o no? Comporre il numero della camera richiesta seguito da cancelletto. Proviamo al contrario allora. 213 cancelletto. While they're wandering around the house. Risponde. Ok, così lei va ovviamente ad aprire la camera. Mi pare ovvio. Solo che adesso, regà, mi farebbe comodo ritrovare il salvataggio. Adesso che ci penso, eccolo qua, perfetto. Va bene, ragazzi, allora, io direi che per oggi ho finito il tempo a mia disposizione e sono abbastanza interdetta, oserei dire, abbastanza perplessa. Vedremo come procede questa situazione strana la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!